Il poco per noi è molto per queste popolazioni. Un po' di riso, latte, del pane. Ai bimbi gioiosi del nulla basta un palloncino per esserti riconoscente. Ragazzino in un villaggio, arriviamo in un villaggio, dopo qualche minuto vedo tanti ragazzi, me lo prendo in braccio e vedete, vedendo la fotografia vedo che nel suo volto è radioso. Bissau, piccolo stato dell'Africa occidentale sull'oceano Atlantico, la vita, se il dono di nascere e crescere, si ferma a 45 anni. Sebastiano Genco, diacono e infermiere di professione, da 16 anni si reca in questi luoghi della povertà, l'ultima volta lo scorso febbraio. Il primo volo d'amore per l'Africa lo affrontò da solo. Oggi sono più di 400 ad accireare le adozioni a distanza. Nel 2008, ricorda con emozione, Monsignor Pio Vigo inaugurò sul posto un ospedale. È chiaro che si sentono amati, ma ci sono le opere dell'amore. Le opere dell'amore naturalmente sono quelle cose che a loro interessano, hanno di bisogno. Posti, scuole e centri di salute. Allora, da quando è stata aperta questa scuola i bambini stanno venendo tanti. Dare speranza, opportunità di vita, arricchirla, innestare anche pezzi di tradizioni siciliane è la bussola dell'associazione. Non servono competenze specifiche, ci tiene a precisare il missionario. Che la persona possa dire non sono adeguato, sì, però se ha un forte desiderio di andare, e guai se vengono la prima volta, guai nel senso che quasi tutti, per non dire tutti, ecco, che vogliono venire la seconda, la terza volta. Due missioni all'anno, la costante raccolta di aiuti è un sogno nel cassetto. Beh, per Genco. Si scherzava dicendo ora che sei in pensione puoi starci di più, allora sempre scherzando io dico che faremo un viaggio senza ritorno, nel senso che ci staremo molto di più. Intanto in 10 adesso sono pronti, il momento è difficile, in atto c'è un colpo di Stato, ma la solidarietà ha i propri sentieri. Questa volta andremo a Tite, che non ci sono neanche strade, ci andiamo via mare. E lì c'è un ospedale che non funziona bene e che la gente non può avere servizi.